Buongiorno Corriere, oggi è sabato 23 novembre. Un vero e proprio terremoto politico quello che si è abbattuto in queste ore sull'amministrazione comunale di Sciacca. Ieri sera, al termine di una giornata convulsa, si è dimesso l'assessore Carmelo Brunetto. È in atto un confronto a muso duro tra il sindaco Francesca Valenti e Nuccio Cusumano, che guida una delle componenti che hanno sostenuto fino ad oggi la giunta. Le dimissioni di Brunetto sono la conseguenza della volontà del sindaco di non accogliere la richiesta di sostituire l'assessore segreto con il consigliere Guardino. Le dimissioni dell'assessore Brunetto sono il risultato dunque di una bufera che sembra ormai avere avvolto il governo cittadino. La prossima settimana, lunedì o al massimo martedì, Cusumano e suoi annunciano che terranno una conferenza stampa. È durato circa 40 minuti l'incontro con i militanti del suo partito a Sciacca del ministro degli esteri e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. È stato accolto in una delle sale della Badia Grande ed ha parlato di tanti temi di carattere nazionale, soprattutto anche qualche accenno ai fatti regionali, e soprattutto ha parlato anche del futuro del governo nazionale, che in questo momento sta vivendo una fase di crisi. Ascoltiamo brevemente uno dei suoi passaggi dell'intervento di Sciacca ieri sera. Poi Di Maio ha proseguito il suo tour siciliano andando a Porto Empedocle, a Agrigento. Che dirvi? Io in questi mesi ho cercato con tutte le mie forze, prima lo dicevi tu, e il tema è anche della collaborazione con le regioni, con i comuni. Voi vi ricordate, il nostro obiettivo è sempre quello di aiutare le persone a trovare lavoro, perché è sempre quello al centro di ogni cosa che facciamo. Che tu sia un governatore del PD, di Forza Italia, della Lega, a me non interessa. Noi vogliamo lavorare e aiutare a lavorare per i cittadini. Cambiamo argomento. La Polizia Municipale di Sciacca ha dichiarato lo stato di agitazione. Le organizzazioni sindacali di categoria lo hanno comunicato al prefetto di Agrigento e all'amministrazione comunale. La situazione è sempre più critica e trae origine dalla carenza di personale e di mezzi. L'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Sciacca, Fabio Leonte, si è detto sorpreso di tale protesta, riferendo di aver agito fino ad oggi tentando un dialogo con interventi mirati a trovare soluzioni. Dopo l'annuncio su Facebook da parte dell'attuale assessore Francesco Montalbano, è arrivata un'altra candidatura a sindaco di Ribera in vista delle prossime elezioni amministrative. È quella dell'ex parlamentare regionale Giovanni Manzullo, che ha dato la propria disponibilità a concorrere per la carica di primo cittadino. Manzullo e Montalbano, i due fin qui disponibili a partecipare alle prossime elezioni amministrative, sono zio e nipote. Le sardine hanno invaso ieri sera anche il centro di Palermo. In 4.000 hanno riempito Piazza Verdi davanti al Teatro Massimo, la principale istituzione culturale della città. Un movimento nuovo che parte dai giovani per ribadire il concetto di rimanere uniti, proprio come le sardine, contro le diseguaglianze di qualsiasi forma e genere. Come Bologna, Palermo non si lega, questo è lo slogan degli studenti del coordinamento Uniattiva, che abbraccia il movimento delle sardine nato nel capoluogo emiliano. Pagina sportiva: domani la 11ª giornata del campionato di promozione di calcio, lo Sciacca in casa contro la Nissa, senza Roberto Cortese, l'attaccante con cui consensualmente si sono interrotti in settimana i rapporti di collaborazione. La squadra saccense è reduce da 3 vittorie consecutive e vuole ancora inseguire il primato, che è distante un solo punto, vincendo contro la Nissa. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto, ma ci sono naturalmente anche gli altri risultati da valutare. E lo Sciacca è comunque una squadra al momento in buona forma. Pallavolo, terza giornata del campionato di Serie C, turno di riposo per il Volley Schittone Gioielli, che nelle prime 2 giornate ha ottenuto 2 vittorie, una in casa contro il Mazzara e una in trasferta contro il Partinico. Ci fermiamo qui per lo spazio flash del mattino, appuntamento al pomeriggio.